Ciao a tutti, mi chiamo Raffaele Ciglianni, sono un giovane artista di Torino e in questo video vi parlerò del mio progetto di residenza all'interno di Via della Fucina 16. Il mio progetto nasce dal mio interesse nei confronti delle città, dell'urbanistica e di determinati quartieri, in questo caso il quartiere di Porta Palazzo Aurora, che a mio avviso è un cuore pulsante, un'arteria viva della città e ha delle caratteristiche veramente peculiari. Il mio progetto nasce dall'interesse nei confronti del passaggio fra il passato industriale della città di Torino e l'attuale periodo invece post-industriale. Ho analizzato la presenza all'interno del quartiere del gruppo finanziario Tessile, che è stato per tutto il secolo scorso una delle aziende leader del settore dell'abito pronto in Italia. E la cosa più interessante è che il nome Aurora del quartiere nasce proprio da un opificio tessile che era presente alla fine dell'Ottocento nel quartiere e che si è sviluppato via via negli anni fino a diventare questa grande azienda. Con la chiusura di questa grande azienda e della fiera dei grandi motori, il quartiere si è spopolato negli anni 90 e ha assistito a quella che è l'ondata migratoria. Sono partito dall'idea di riuscire a creare una filiera microeconomica volta alla realizzazione di un oggetto, un grande tappeto, che da sempre è l'oggetto che più porta in posti lontani, luoghi lontani. Dalla letteratura al cinema, il tappeto volante è il simbolo dell'esotico. Grazie all'aiuto delle mie discussioni con sarti di origine nordafricana ho progettato. Il tappeto si compone di una forma peculiare e unica, che è la forma del quartiere Aurora stesso, che vista dall'alto assomiglia all'entrata di una moschea, e i motivi che lo compongono sono motivi legati alla tradizione berbera. I tessuti invece che ho utilizzato sono tessuti utilizzati per vestiti da cerimonia, sempre di donne arabe, e la tecnica con cui ho fatto realizzare questo tappeto non è una tecnica propria dei tappeti, ma è la tecnica sartoriale dell'abito in generale. E quindi ho cercato così di creare una storia, di riuscire a unire questi due mondi apparentemente antitetici, la macroeconomia tipicamente anni 60 e degli operai italiani con la nuova ondata migratoria e la microeconomia dei bazar. Dopo aver provato che è possibile portare avanti quella che è una politica, una filiera microeconomica all'interno di un quartiere, ho deciso di chiamare il mio tappeto Ogni aurora sulla terra è un pezzo di sera del sole, perché nel mio pellegrinare ho scoperto che questo quartiere è stata la casa di Guido Ceronetti, uno scrittore, un grande scrittore torinese, che divenne ancora più noto alle cronache per delle sue invettive contro quella che è stata l'ondata migratoria all'interno della città di Torino, invettive piene di razzismo. E io ho voluto così rubare questo piccolo estratto da un suo libro e soprannominare così il mio lavoro. Trovavo questo titolo, Ogni aurora sulla terra è un pezzo di sera del sole, un titolo molto evocativo che potesse far viaggiare e soprattutto provare il fatto che questi nuovi abitanti della città sono una risorsa, portano una cultura e soprattutto sono una forza lavoro importante per una città che sta soffrendo, è una città fortemente in crisi in questo periodo post-industriale.